amici. Lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Sottosopra. Non riesco proprio a spiegarmelo. Il frigorifero è sottosopra. E guarda qui. Anche la mia poltrona preferita è sottosopra. Amici miei, che bello che siete qui. Dobbiamo scoprire chi è stato a mettere tutto sottosopra. C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella nostra bozona. La bozona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto. Così entreremo in azione presto presto. Create la vostra bozona. Ci siamo quasi! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozona! Puntate il dito in aria! Così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima potenza! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Che cosa mi dite? Beh, a dire il vero, mago, pensavamo che fossi tu a dirci chi ha messo tutto... Non ditemelo, non ditemelo! Qualcuno ha messo tutte le vostre cose sotto sopra! Ma come fa a saperlo? Il mago sa tutto! Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere. Ahà! Lo immaginavo! È stato il sottosopra! Il sottosopra? E chi è? Il sottosopra è fatto tutto al contrario! Ha i piedi in alto e la testa al pavimento! Non sa che il su è su e il giù è giù, così! Ogni cosa ama spostare per metterla come pensa che dovrebbe stare! Vuoi dire che se non facciamo qualcosa, alla fine il sottosopra riuscirà a mettere a testa in giù tutte le cose del mondo? Temo proprio di sì, Bo. Amici miei, riuscite a immaginare un mondo tutto sottosopra? Così a Daisy sì che girerebbe la testa, amici. C'è soltanto una cosa da fare. Dobbiamo trovare il sottosopra e impedirgli una volta per tutte di mettere a testa in giù tutte le cose del mondo. Per trovare il sottosopra, dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! Quello è il sottosopra!
Trovate quelle tre porte e troverete il sottosopra! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte! Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me! Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Uno struzzo! Almeno credo! Uno struzzo con la testa sottosopra! Vediamo chi c'è lì dentro! È chiusa! Ci occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta degli struzzi con la testa in giù! Su, entriamo! Un treno tutto vuoto! Oh, qui non ci sono struzzi! Per caso vedete la nostra prossima porta? Guarda! È quella lì! La porta è proprio alla fine di questo vagone! Coraggio, amici miei! Credo proprio che sarà super facile! Oh! Oh! Ecco gli struzzi! Perché sono a testa in giù? Beh, questo è un giorno un po' sottosopra, direi! Ehi! Scusate, struzzi! Su, fateci passare! Come facciamo ad arrivare alla porta se tutti questi struzzi a testa in giù non ci lasciano passare? Benvenuti sul treno degli struzzi! Il sottosopra ha messo all'ingiù i segnali del treno. Gli struzzi si stanno molto agitando. Di leggerli si stanno sforzando, ma il capogiro sta loro arrivando. Dondolano e saltano e contro di voi urtano. Tra di loro dovrete riuscire a passare e alla porta potrete arrivare. Tra gli struzzi riuscire a passare. Ma come possiamo fare? Se tra quegli struzzi volete passare, dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare se tra quegli struzzi dobbiamo passare? Una foca che applaude? Una volpe che si muove furtiva? Uno scoiattolo scavatore? Una volpe che si muove furtiva? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Ora per passare tra gli struzzi a testa in giù, dobbiamo muoverci, muoverci, muoverci come una volpe!
Guardate me! Daisy è una perfetta volpe che si muove furtiva. Diventiamo delle volpi che si muovono furtive. Siete nella vostra boa zona? Fantastico, amici miei! Allora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre. Muovetevi! Fate passetti veloci. Accovacciatevi così. Girate di qua, di là. Poi fermi e ripartite. Muovetevi, volpi! Più veloci che potete. Passate tra gli struzzi. Muovetevi con me. Oh oh! Mi serve altra energia. Muovetevi con me, amici miei. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Sì! Mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Massima potenza! Muovetevi, volpi. Ancora un altro po'. Così alla porta arriveremo. Ce l'abbiamo fatta, amici miei. Siamo riusciti a superare il treno degli struzzi. Ci siamo riusciti anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo. Ballate con noi. Vediamo che ballo sapete fare poi. Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Che cos'è quello? Sembra proprio un piccolo orso polare. È vestito in modo un po' strano, però. Andiamo a dare un'occhiata. È chiusa. No. Ci occorre un'altra chiave volante. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci. Come un albero. In punta di piedi. Allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Forza! Oltrepassiamo la porta dell'orso polare! Da questa parte! Fa molto freddo qui dentro, amici. Già, e niente orsi polari. Riuscite a vedere la nostra ultima porta? Guarda, eccola lì. Dall'altra parte del lago ghiacciato. Forza, amici miei. Sarà facile e super ghiacciato. Andiamo. Cuccioli di orso polare. Perché sono vestiti in quel modo? Ehi, un grande orso! Questa deve essere mamma orso polare! Si sposti, per favore, signora mamma orso polare! Perché non vuole farci passare? Benvenuti all'ora di svago degli orsi polari su e giù! Gli orsi polari su e giù, i cuccioli in modo bizzarro hanno vestito. Le giacche alle gambe e i pantaloni da neve sulla testa gli hanno infilato. A vedere non riescono, ma non gli interessa, loro si divertono. L'intervallo sta per terminare e la mamma orso ha bisogno di voi se i cuccioli vuole radunare. Il ghiaccio è scivoloso, state attenti o cadrete. Quindi fate piccoli passi accorti e tutti radunerete. Fare piccoli passi accorti per radunare tutti i cuccioli? Come possiamo riuscirci? Per fare piccoli passi accorti per radunare i cuccioli, dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per fare piccoli passi accorti e radunare i cuccioli? Una medusa sinuosa? Un cavallo che galoppa?
un pinguino che ondeggia. Un pinguino che ondeggia? Ottima scelta! D'accordo, amici miei. Per fare piccoli passi accorti e riuscire a radunare i cuccioli, dobbiamo ondeggiare, ondeggiare, ondeggiare come i pinguini. Guardate come ondeggio! Daisy è un perfetto pinguino che ondeggia. Su, ondeggiamo anche noi come pinguini. Siete nella vostra boozona? Fantastico, amici! Ora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre, via! Le mani lungo i fianchi, i piedi ben stesi, braccia e gambe dritte. Ondeggiate, pinguini! Siete bravissimi! Sì! Abbiamo preso un cucciolo! Continuate a ondeggiare! Fate dei piccoli passi da pinguino come me. Questo ghiaccio è super scivoloso. Oh oh! Ho poca energia! Ondeggiate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Ondeggiate, pinguini, ondeggiate! Ancora un altro po'! Un altro cucciolo prenderemo e alla nostra porta arriveremo! Sì! Che bravi pinguini, amici miei! Abbiamo radunato tutti i cuccioli di Orso Polare! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Credo che mamma Orso Polare voglia darti qualcosa, Daisy! Grazie! Un bel cappello! Dovresti portarlo con te, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai! La terza porta! Il sottosopra! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! È arrivata l'ora di impedire al sottosopra di mettere all'ingiù tutte le cose che esistono al mondo! Wow! Guarda, Daisy! È tutto sottosopra qui! Amici miei, indovinate un po' chi vive qui? Oh? Ecco il sottosopra! A lui piace davvero mettere sottosopra le cose! Se ben ti ricordi, Daisy, il mago ha detto che il sottosopra non sa che il su è in su e il giù è in giù! Mette tutto sottosopra perché è convinto che è così che vadano le cose! Guarda, Bo! Le sue estremità sembrano identiche! Aspetta, guarda lì! Credo che quelle siano le dita dei piedi e quelle lì quelle delle mani! Giusto! Allora, lui sta tutto il tempo a testa in giù! Se solamente potesse sapere quale delle sue estremità va in su! Questo! Questo! No, grazie, Daisy! Non posso indossare il tuo cappello! Sono occupata a pensare a qualcosa che... Aspetta un momento! Il cappello! Se il sottosopra potesse indossare questo cappello, saprebbe quale delle sue estremità è il capo! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici miei, state a guardare! Ehi, sottosopra! Ho un bel regalo per te! Finalmente sa qual è il sopra! E grazie a quel cappello il sottosopra visse per sempre a testa e in su, felice e contento! Ecco,
tutto è tornato alla normalità. Vero, Daisy? 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 A quanto pare c'è un altro sottosopra che si diverte qui. Sei davvero buffo, Daisy! Ci siamo davvero dati molto da fare oggi. Siamo riusciti ad impedire al sottosopra di mettere tutte le cose del mondo all'ingiù, amici. A parte il nostro draghetto Daisy. Grazie a voi. Siete ancora nella vostra bozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti? Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovere!